Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con Solten Sanctuary e riprendiamo da questo alchimanzificio dove ci eravamo interrotti. Allora, l'ultima volta abbiamo affrontato il boss di quest'area, l'architetto con lo scoiato. Siamo tornati soltanto al santuario per livellare un po'. Ok, la strada dovrebbe essere questa. Ok, per fortuna non abbiamo fatto molta strada. Allora, vediamo un po' dove sbuchiamo, proseguendo da questo lato qui. Qui non c'è nessun passaggio segreto. Ok. Perfetto. Vediamo, siamo nella cripta dei morti. Ah, ecco, qui... c'è ancora una volta lo spaventapasseri. Vediamo questa volta che cosa ha da dirci. Altre cose inquietanti, probabilmente. Ecco, insiste, insiste. Ma per cosa? Sopravvivenza o sovranità? Può fuggire e sopravvivere. Oppure può restare e dettare legge. Entrambe imprese impossibili. Per cosa lotta allora? Per la sopravvivenza o per il dominio? Allora, a questo punto abbiamo una scelta. Scegliere sopravvivenza o dominio non influenza comunque la possibilità di vedere alla fine del gioco i due finali, perché poi dovremo fare un'altra scelta particolare alla fine per fare, diciamo, il finale migliore, buono, e quello meno buono. Io sinceramente direi sopravvivenza, quindi non influenza il gioco, però io sceglierei sopravvivenza. L'isola è di mio dominio. Coloro che desiderano fuggire devono guadagnarsi la fuga, ma è impossibile, lo scoprirà presto. Ciò che esso vede è un burattino, il burattino è la mia voce. Trovami. Ok, quindi diciamo che i nodi cominciano a venire al pettine. Questo spaventapasseri con cui abbiamo parlato diverse volte comunque è soltanto un burattino. Bisogna vedere nelle mani di chi. Allora, intanto qui c'è già qualcosa di strano in questa cripta. Tutto va un po' a rovescio sotto sopra. Ecco. E poi ci sono questi nuovi nemici, belli tosti anche loro. Wow, ok. Allora, questo nemico era la tomba vagante. Vediamo se troviamo qualche informazione in più. Eccole qua, tombe vaganti. Un'anima Kraken. Le tombe vaganti sono in realtà l'incandescente spirito verde al centro della creatura. L'anima possiede le rocce della cripta degli dei morti e le usa come una sorta di corpo. Quindi un'altra forma che il Kraken può assumere. Allora, direi proseguiamo da questo lato qua. Ok, verso questo qui che è l'ultimo santuario che incontreremo nel gioco. Allora, visto che siamo qui, utilizzerei un'altra guida di pietra e ancora una volta il maniscalco, che magari può tornare sempre utile. Vediamo da questo lato che cosa c'è. Qui sotto c'è un passaggio bloccato. Magari accendiamo un po' la luce che vediamo meglio.
un capo di pietra può servire. E vediamo. È un corridoio piuttosto lungo. Vediamo dove sbuchiamo. Un altro passaggio segreto, sarà uno shortcut, verso la caverna di Hager. Allora, qui ci siamo già passati in passato, però quando sono passato non avevo attivato questo checkpoint, magari lo attivo adesso. E non eravamo andati da questa parte qui perché non avevamo ancora sbloccato la possibilità di far materializzare i ponti con la torcia, quindi andiamo da questo lato. C'è il solito custode delle caverne. Qui c'è un baratro, magari è meglio evitare di cadere. Anche qui. Ok. Attenzione. Dove scappi? Ok. Qui c'è un filo. Meglio non far scattare la trappola. Ok, ancora uno. E qua. Wow. C'è un guardiano di quelli grossi. Allora, siccome qui la zona è praticamente nera come la pece, volevo utilizzare magari luce, visto che abbiamo questa possibilità. Ok, così magari vediamo qualcosa e possiamo utilizzare anche lo scudo per combattere contro questo nemico. Ah, però ho tolto. Ho tolto il ciondolo che avvelena. Era utile. Wow. È scatenato. Ok. Per fortuna non ci sono voluti molti colpi, come ricordavo. Allora, abbiamo trovato forse un miracolo. Volontà divina. Miracolo di classe 2 che permette all'evocatore di riguadagnare rapidamente la resistenza. Tra l'altro dovrebbe essere possibile farlo anche con questo corno. Ok. Allora, vediamo un po' dove sbucchiamo salendo da queste scale qui. Qua è meglio non cadere. Ricorda un po' il Tempio Decadente, questo tipo di pavimentazione qua. Allora, andiamo di qua. Qui non c'è nulla. Qui sopra c'è un oggetto. Un'arma, la lancia Stardust. Una lancia di classe 3 che sfrutta però anche la magia classe 2. Però noi non la possiamo utilizzare. Allora, di qua non c'è nessun passaggio. Di qua a sinistra, vediamo un po'. Torniamo al lago Siam. Dovrebbe essere il lago Siam. Allora, direi che possiamo tornare indietro perché. Tra l'altro qua ci eravamo già andati, però non potevamo aggrapparci a queste piattaforme. Comunque, abbiamo recuperato un altro miracolo e un'altra arma. Ok, allora possiamo tornare indietro, esplorare meglio la cripta dei. Attenzione.
delle divinità, dei morti. Ok. Là. Per fortuna che abbiamo acquistato un bel po' di torce, così riusciamo a vedere un po' in tutte le zone, perché alcune sono davvero buie. Ok, allora eccoci di nuovo qua. Quindi, sulla sinistra c'è un passaggio chiuso. Proviamo ad andare un po' da quest'altro lato. C'erano delle altre piattaforme sospese da questa parte qui, vediamo un po'. Ok. Attaccandolo abbastanza in fretta con degli attacchi pesanti, comunque riusciamo a fare parecchi danni. Qui c'è un altro. Wow. Ok. Allora, poteva farci male. Qui sotto c'è un altro passaggio, però magari andiamo prima di qua. Forse qui c'è un oggetto. Sì. E qua sopra dovremmo tornare dove eravamo prima. Allora, ho già intravisto un altro guardiano. Ok, l'abbiamo battuto sul tempo. Un altro bel bauletto di sale. Qui sopra non possiamo andare. Però di qua a sinistra sembra che ci sia un altro passaggio, quindi dobbiamo solo trovare la strada. Magari proviamo a fare il giro di qua. Si poteva scendere se non sbaglio. Magari scendiamo di qua. Ok, lì c'è un oggetto. Ok, forse si può scendere anche di là. Però andiamo prima a sinistra. Ok, c'è un altro guardiano gigante. No! Ok. Non volevo fare proprio quel tipo di attacco in salto, però è partito, visto che sono sceso dalla piattaforma più in alto di lui. Di qua non possiamo andare. Però c'è un altro di questi giganti qui. Magari rimetto un attimo il ciondolo spregevole, così lo avveleniamo e facciamo anche un pochino prima. Sempre stando attenti perché picchiano sodo, va? E riesce anche a passare attraverso il muro di mattoni. Riprendiamo un po' di stamina. Ecco, attento. Attento. Ok. Il veleno ha fatto il suo effetto. Allora, proseguiamo di qua. Vediamo che cos'è questo oggetto. Un'altra massa di diamante. Qui sopra. Forse ho saltato male, possiamo andarci lo stesso? No. Allora, proseguiamo da quest'altro lato. Lì c'è una piattaforma. Vediamo se riesco a raggiungerla. Ok. Allora, di qua
si scende di qua, però c'è una stanza, andiamo prima di qua. No! Ah! Ok, wow. Perfetto, abbiamo perso 26.000 punti sale. Allora, eccoci di nuovo qui, ho fatto di nuovo il giro. Vediamo se non mi faccio ammazzare di nuovo da questa creatura qua, che è il nostro sale, tra l'altro. Se è andata via, non torna più. Ok. Basta a volte un salto sbagliato per fare una bella frittata. Ok. Abbiamo sbloccato il passaggio che prima era chiuso. Visto che abbiamo un po' di sale, magari vorrei utilizzarlo. E poi abbiamo anche, penso, un'altra valigetta di sale, magari usiamo questa. Ok, così possiamo aumentare di un altro livello. Adesso che ci siamo alleggeriti da un po' di sale, possiamo andare avanti. In questa nuova area ci sono due boss, uno è opzionale e l'altro invece permette di proseguire con la storia. Vorrei affrontare prima il boss opzionale. Quindi proseguiamo da questo lato dove ci siamo fatti largo prima. Vediamo se riesco a non farmi ammazzare. E il boss opzionale è molto interessante per quanto riguarda la lore e si trova, diciamo, nella parte un po' più interna di questa cripta. Adesso qui c'è un passaggio abbastanza difficile dove sono morto migliaia di volte. Vediamo se riesco a non fare una frittata. Ok. Allora, proseguendo a destra si va avanti, invece il boss opzionale è qui in basso, in quella, si prosegue attraverso quel passaggio, sulla sinistra. Ok. Magari accendiamo un attimo la luce perché qui l'illuminazione è sempre abbastanza scarsa. Qui non c'è nulla. Ok. Adesso inizia una bella parte con dei salti. Vediamo un po'. Ok. Avevamo due possibilità, saltare a destra o a sinistra. Scegliendo il lato sbagliato non si fa una bella fine, ovviamente. Dovremmo aver quasi finito. Ma ormai Journey ha un'agilità incredibile. Ok, eccoci arrivati qui. Allora, magari per questo scontro volevo utilizzare sempre questo ciondolo qui che almeno aumenta un pochino i punti vita, gli HP durante la battaglia, insieme a questo anello rigenerante. Ok, allora vediamo un po' di chi si tratta. Il re dimenticato. Quindi abbiamo tre nemici da affrontare. Allora,
due prediligono gli attacchi ravvicinati e uno invece fa degli attacchi dalla distanza. Vorrei cercare di sconfiggere prima il boss che fa gli attacchi dalla distanza. Wow. Anche perché è uno dei più scomodi, perché se ne sta bello lontano. Wow, questo ci ha dato proprio un bel calcio in faccia. Attenzione. Abbiamo una buona resistenza, ma dobbiamo sempre stare attenti. Wow, siamo proprio. Siamo accerchiati. E picchiano sodo, in tre. Wow, mi sono scoperto proprio nel momento meno adatto. Dove è finito? Eccolo qua. Accidenti. No. Wow. Ok. Niente, è proprio fastidioso, va? No, ma quella sberla in volo. Wow. Allora, curiamoci un attimo, che okay. No, ma quanto ha? Uno di vita? Attenzione. Ok, ci siamo curati giusto in tempo. Wow. Ok, allora, anche se ci stiamo facendo maltrattare un pochino troppo per i miei gusti, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se riesco a usare il rammendo. Ok. E adesso vediamo di occuparci anche di questi due. Ecco. Adesso ci hanno fatto ovviamente la manovra a tenaglia. Questo tira sempre dei calcioni pesanti. Vediamo se riesco a sconfiggere prima lui. Dai. No, mi ha dato il calcio esattamente quando volevo attaccarlo io. Ok, ne è rimasto soltanto uno. Allora, curiamoci un attimo. Ok. Attenzione. Vai. Vediamo se riusciamo a finirlo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Wow. Ok. E abbiamo ottenuto le loro orecchie. Vediamo un po' chi erano questi tre.
Allora, abbiamo il giudice dimenticato, il cavaliere dimenticato e poi c'era un terzo orecchio o sbaglio? Il re dimenticato. E questi tre nemici che abbiamo appena sconfitto erano i tre. Ne abbiamo già sentito parlare all'inizio del gioco, hanno anche il loro credo. Era il primo a cui abbiamo prestato giuramento. Allora, cominciamo con il re. Il re dimenticato, adornato in oro e con uno scettro. Si potrebbe pensare che questa creatura fosse un re. Forse lo era davvero, ma lo è stato in una vita fa. Il cavaliere dimenticato, invece, questo caos animato di ossa e tendini deteneva in vita grande potere. In morte è stato invece ridotto ad uno spettro zoppicante. E vediamo adesso il giudice. Il libro rilegato in pelle, i frammenti di toga viola suggeriscono che questo abominio non morto fu una volta un magistrato di una certa importanza in un tempo ormai dimenticato. Quale legge esiste in questa terra, a parte quella che il Dio senza nome ritiene giusta? Insomma. Eccoli qua. Allora, vediamo il cavaliere di nuovo. Una gigantesca creatura non morta, ben corazzata. Porta una corazza e uno spadone, ma è tragicamente goffa con entrambi. Sembra quasi che una volta fosse una specie di divinità, ma ora è diventata la patetica ombra di se stessa. Il re dimenticato, invece, un'altra gigantesca creatura non morta, si è ornata in oro e porta un grande scettro, simbolo di una aberrante regalità perversa. Il giudice dimenticato, invece, un'altra creatura gigante, galleggiante non morta, porta i brandelli di un abito viola e un grande libro rilegato in pelle. Insomma, anche questi hanno fatto una brutta fine e sono stati risucchiati da questa isola malefica. Perla scintillante. Tra l'altro con le ceneri del cavaliere che aveva lo spadone, è possibile anche ottenere la sua spada portando le ceneri da un alchimista e non è niente male quello spadone lì. Vediamo un po' dove siamo sbucati. Di nuovo lui. No, basta. Non voglio correre rischi. Comunque siamo tornati nella zona dove eravamo prima. Sì, di là c'è il santuario, però non ho intenzione di correre rischi. Torniamocene indietro. Ed eccoci qua. Ok, allora, aumentiamo ancora di un livello. Vediamo se possiamo trovare ancora degli slot vuoti per aumentare la resistenza. Qui ce n'è uno, poi qui c'è forza. Allora, possiamo sbloccare questo qui. Così poi ci avviciniamo anche allo spadaccino di classe 5, anche se non credo che lo sbloccherò in questo gameplay. Qui ce n'è un altro vicino a forza. E magari sblocchiamo anche questo. Vediamo come siamo messi con il peso. Possiamo arrivare fino a 93,5. Possiamo indossare il nostro elmo? Per poco. Allora ci vuole ancora un livello. Ok. Per adesso quindi va bene così. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video, durante il prossimo finiremo di esplorare
meglio questa cripta e andremo avanti. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo sul canale. Ciao a tutti!